Il Convitto SPAL nasce nell'anno 2017 con l'approdo della società in Serie A, con l'obiettivo di ospitare 35 ragazzi provenienti dall'Italia e anche dall'estero, con età compresa tra i 14 e i 17 anni. Quando conosciamo una famiglia, facciamo una chiacchierata conoscitiva per capire il percorso pregresso del ragazzo. Ciò comporta che se un ragazzo ha già alle spalle un percorso scolastico, noi cerchiamo di dargli continuità in una scuola ferrarese. Il lavoro che svolgiamo in aula studio non è un lavoro subordinato alla scuola, ma di fatto è un percorso didattico parallelo ad essa. L'obiettivo che noi abbiamo è quello di far sì che i ragazzi possano coniugare gli impegni professionistici sportivi con l'impegno scolastico nel miglior modo possibile, alternando quindi momenti di crescita sportiva con momenti di crescita personale. Se invece il ragazzo è alla sua prima esperienza in una scuola superiore, attraverso la famiglia cerchiamo di capire quali sono i suoi lati forti e i suoi punti deboli. Questo non solo dal punto di vista della maggiore predisposizione per le materie scientifiche e umanistiche, ma anche in relazione al fatto che il ragazzo possa essere più o meno capace di essere autonomo in classe, quindi di apprendere velocemente durante le lezioni in classe, oppure di essere capace di sapersi autogestire una volta che torna in convitto, o se ha necessità di essere seguito da un tutor didattico che noi in struttura abbiamo e che riesce assolutamente a gestire e a organizzare il tempo dei ragazzi dal punto di vista delle ripetizioni scolastiche. La struttura è composta da 12 camere con i loro bagni interni. Abbiamo vari spazi ricreativi per i ragazzi, sale TV, abbiamo una grande mensa, abbiamo uno spazio esterno dove i ragazzi possono svagarsi nei loro momenti di svago, compresi ping pong, calcio balilla, basket, eccetera. Tutti i ragazzi del convitto, lo staff del convitto e il personale di servizio che accede alla struttura viene settimanalmente controllato attraverso test antigenici per salvaguardare la salute di tutti. Il convitto si trova a poca distanza dal centro storico di Ferrara e dal centro sportivo GB Fabbri SPAL. Per raggiungere il centro città i ragazzi utilizzano i mezzi pubblici, biciclette o monopattini. Il collegamento invece verso il centro sportivo è garantito dalle navette SPAL. I ragazzi del convitto SPAL sono tutelati dal punto di vista scolastico rientrando all'interno di un progetto del MIUR, del Ministero dell'Istruzione, che garantisce loro, in quanto atleti di alto livello, la possibilità di avere un percorso scolastico flessibile. Questo però non implica che i ragazzi siano al di sopra delle regole, ovvero hanno esattamente gli stessi doveri degli altri coetanei all'interno di un percorso di responsabilizzazione del ragazzo che noi cerchiamo di promuovere in convitto, in quanto l'istruzione è fondamentale per noi, non è assolutamente un piano B, ma rientra all'interno di un percorso formativo umano che va al di là dello semplice andare a scuola e del prendere bevute a scuola. Quindi noi qui cerchiamo di educare uomini che speriamo assolutamente riescano a diventare anche calciatori. Qui in cucina prepariamo i tre pasti principali, colazione, pranzo e cena, e un'ulteriore merenda che i ragazzi svolgeranno o prima o dopo l'allenamento in base all'orario stabilito. Il menù dei ragazzi è gestito dalla nutrizionista che mensilmente ci manda le pietanze che dobbiamo preparare, io e il mio collega, in base alle esigenze religiose di ciascun ragazzo e delle varie intolleranze alimentari che un ragazzo può avere. I due pasti principali, pranzo e cena, sono composti da un primo, un secondo e un contorno per poter dare ai ragazzi il giusto rapporto energetico che serve nella giornata. La formazione scolastica è supportata attraverso lezioni di gruppo e lezioni individuali, focus relativi ad argomenti e preparazioni relativi invece ai test che i ragazzi effettuano quotidianamente a scuola. L'obiettivo è far sì che, conoscendo le caratteristiche di ciascun studente, è possibile creare dei percorsi formativi individualizzati di modo che ciascuna delle loro caratteristiche, sia positive che negative, vengano messe in risalto attraverso le nostre lezioni. Il nostro obiettivo è quello di garantire ai ragazzi di seguire il loro sogno mantenendo comunque l'impegno scolastico.
Ospitando ragazzi provenienti da tutta Europa, è stato attivato un corso di italiano con il duplice scopo di formarli per quanto riguarda la lingua e quindi nella vita di tutti i giorni, ma anche per fornire un valido strumento utilizzabile sul campo di gioco. So, analyze the sentence, okay, and give me the explanation of your answer. Okay? So, quale pronome diretto possiamo utilizzare in questa frase? Sì, io ho messo lo. Ok, perché? Perché è Arturo. Arturo refers to lui. Lui, ok, quindi come si dice refers? Riferisce. Riferisce. Sì. E quindi utilizziamo quale pronome? Lo. Diretto? Lo. Benissimo, quindi pronome personali, ok. Lui reflects to what? Gets substituted by what? Lo. Lo, ok. E lo vedo raramente, ok. Also now, il comitato SPAL è una struttura che prevede la presenza di tutor adulti 24 ore su 24. Quindi la struttura è sempre sorvegliata da persone di riferimento per i ragazzi, persone che soprattutto in un momento storico così particolare sono stati sicuramente d'aiuto in un momento in cui i ragazzi non hanno più avuto come punto di riferimento i genitori con i quali potevano avere uno scambio o un'uscita finita la partita e che quindi vedevano settimanalmente. Noi siamo presenti tutti i giorni per ogni tipo di bisogno, siamo dalla loro parte, li supportiamo sotto ogni punto di vista.